Euroregione News. Legno Arredo FVG Orsini in ascolto. Con 3,6 miliardi di euro nel 2018, il Friuli Venezia Giulia è la terza regione italiana per fatturato prodotto dalla filiera legno arredo. Il 22% delle aziende lavora in questa filiera con quasi 19.000 addetti. Terzo posto anche per esportazioni nel settore arredo. Di conseguenza, porsi in ascolto degli imprenditori della filiera in questa regione è conseguenza necessaria, ha sottolineato il presidente nazionale di Federlegno Arredo, Emanuele Orsini, nella tappa friulana del nuovo tour della federazione a Palazzo Torriani, sede della Confindustria Udinese. Fare sistema è quello che alla fine in questo momento questo paese serve, la necessità è sempre la stessa, di stare insieme. Nascono idee, per noi è fondamentale, secondo le mobili. Riusciamo ad attrarre 400 buyer nell'anno, diciamo, cui abbiamo luce e ufficio, e 440-450 mila visitatori nell'anno che c'è cucina e bagni. 184 paesi del mondo, è il modo vero per fare sistema. Quello che noi dobbiamo fare è riuscire a dare ai nostri imprenditori paesi nuovi. Emanuele Orsini è stato accolto dalla presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, dal presidente di Fedemcom Legno Alessandro Calcaterra, dal capogruppo di Legno Arredo di Confindustria Udine Franco Di Fonzo, dal past president di Feder Legno Arredo Roberto Snyder e dal presidente EPF Paolo Fantoni. Ai lavori è intervenuto l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. Anna Mareschi Danieli ha ricordato che rispetto alla visita dello scorso anno il clima di incertezza politica non è mutato, mentre è rimasto immutato il dinamismo delle imprese friulane del manifatturiero. Nel primo trimestre del 2019 le esportazioni regionali del legno mobili arredo sono cresciute del 5,2% e il Friuli Venezia Giulia detiene il primato italiano nella produzione di pannelli a base di legno MDF. L'industria friulana del legno arredo, ha ricordato la presidente di Confindustria Udine, pur ridimensionata, è stata capace di riposizionarsi nella fascia di alto mercato con attenzione all'ecosostenibilità, alla digitalizzazione e ricerca innovativa. C'è chi sostiene che la nuova Europa potrebbe nascere dall'economia del legno e i numeri confermano che il 7% degli edifici viene costruito in legno che si presta ad essere utilizzato in contesti di alto rischio sismico. Il settore quindi è chiamato a nuove sfide, ha rimarcato Anna Mareschi Danieli nel suo intervento di saluto. Il ciclone Vaia ha restituito slancio alla filiera del legno. Già in primavera oltre 2/3 degli alberi abbattuti erano stati recuperati, già prelevati oppure prossimi ad esserlo, 500.000 cubi su 700.000 complessivi. Positiva anche la notizia che entro il 2019 le superfici coltivate a pioppo supereranno i 3.600 ettari dopo il minimo storico toccato nel 2016 con 2.000 ettari. All'ultimo salone del mobile di Milano, ha sottolineato la presidente di Confindustria Udine, hanno partecipato ben 15 aziende associate facendo squadra su innovazione, creatività e design. Euroregione News.